E bella a tutti ragazzi, bentornati sempre qui nella mia serie di Half-Life, bentornati qua in questo universo parallelo dove ci eravamo trovati l'altra volta dopo essere saltati dentro un macchinario pazzesco degli scienziati e dove adesso non so assolutamente cosa potrebbe aspettarci. Ma cominciamo subito ad avanzare perché sono veramente curioso. E ricordiamoci di stare attenti a questi maledetti affari viola che ci danno una specie di scossa e ci tolgono parecchia vita. Lui lo facciamo subito fuori, perfetto. E poi direi di rushare saltando magari, cerchiamo insomma di evitare il più possibile. Ok, qua cosa c'è? Un medikit che non ci serve al momento e... non lo so, da che parte si entra? Mi sembra di aver fatto tutto il giro. Forse qua sotto. Sì, eccoci. Eccoci. E cosa diavolo c'è qua? Ok. Allora, non sono sicuro di voler scendere in questa melma viola. Allora, cos'è questo? Ok, abbiamo liberato delle specie di figure geometriche volanti, qualcosa del genere. Secondo me c'entrano qualcosa questi aggeggi qua, però per il momento non lo sappiamo. Allora ragazzi, non riesco a capire, ho provato a saltarci sopra questi affari, ho provato a sparargli, non succede nulla, però sono sicuro che essendo ce n'è uno anche là dietro, sono loro gli affari che ci servono per avanzare, anche perché vedete hanno intorno queste palline di luce. Quindi non so assolutamente cosa fare. Cavoli, che idiota. Che idiota. Ok, ok, calma. Calma, stiamo calmi. Stavo dicendo che idiota, non avevo provato a usare il tasto E, che è quello per compiere l'azione, quello che usiamo per intenderci per aprire le porte, però... cosa diavolo è quel raggio laser pazzesco? Vediamo se anche lui si attiva. Ok, arriva il nostro cosino volante. Si è attivato anche lui. Bene, bene, bene. Andiamo dal terzo. Eccoci, 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 eccoci. Ok, siamo pronti. Cosa succede adesso? Wow, wow. Si è attivato un portale, si è attivato un portale. E penso proprio, ragazzi, che toccherà fiondarci dentro. Ok, ok. Caricamento, caricamento, sì. L'antro di Gonark. Wow. Follia. Veramente, veramente follia. E laggiù. Cosa diavolo è quell'affare? Allora, intanto loro li facciamo fuori, però cerchiamo magari di non sprecare troppe munizioni, perché siamo un po' a corto, non vorrei dirlo. Ok, qualcuno ci sta facendo del male, sono sicuro che è lui. Allora, io direi lancia razzi intanto, anche perché non abbiamo tanta vita. Ok, ci danno anche l'energia della tuta. Allora, stiamo attenti. Sì. Bene, non sembra che gli faccia nulla nemmeno il lancia razzi. Cavoli, cavoli, cavoli. Cerchiamo di colpire quell'affare sotto che ha sulla pancia. Vai. Ok. Abbiamo finito i colpi, abbiamo finito i colpi. Ah, si sta ritirando, maledetto. Allora forse gli abbiamo fatto male. E a questo punto io direi di inseguirlo qua, nei meandri della terra. Stiamo attenti ragazzi, perché mi sembra che ci stiamo andando ad infilare in un bel posto. Ok, ok, ok. Carichiamo l'arma, carichiamo l'arma. Vai, che questa fa tanto male, questa fa malissimo. Dai. Ok, calmati, non ti avvicinare troppo. Devo dire che anche lui fa parecchio male. No, vabbè, ma ci ha demolito. Ci ha demolito. Finché non si era avvicinato, ok, faceva male, ma appena ci ha toccato... siamo praticamente morti all'istante. Ok, cavoli, dobbiamo ripartire da qua. E va bene, dai, stiamo attenti. Sappiamo comunque che questa prima parte è abbastanza facile. Quindi stiamo solo lontani, perché se si avvicina è pericoloso. E l'abbiamo già mandato via. Perfetto, inseguiamolo. Ok, abbiamo ancora due colpi di lancia razzi. Vai. Perfetto, adesso switchiamo a quest'arma qua. Ok,
Cavoli. Via, 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 via. Siamo riusciti a uscire dal cunicolo. No, c'era la trappola. C'era la trappola, ma ripartiamo da qua. Ok, ok, ok. Calma, stiamo attenti qui al centro, perché naturalmente lui ci può salire, ma scommetto che noi no. Vai, sì. Questa gli ha fatto male, questa gli ha fatto male. Ok, un po' di pompa. Dai, con un po' di pompa. Ok, ok, ok. Ce l'abbiamo fatta. Anche se questi maledetti esserini ci danno fastidio, stiamo attenti a non andare di sotto. Anche se lì c'è dell'energia della tuta. Che dite? Ok, sì, sì, sì. Tu muori. Fantastico. Bene, da qua si risale. Proviamo a dare un'occhiata dappertutto. Ok, questo ci ricarica la vita. Che benessere, che benessere. Allora, se questo è il boss di questa zona, non ci va assolutamente male. E allora direi che possiamo tornare su e continuare ad avanzare. Ok, stiamo attenti qua, perché di sicuro se sbagliamo il salto ci facciamo male. C'è il caricamento. E c'è di nuovo anche il nostro amico qua, che però scappa per il momento. Almeno, cavoli, siamo andati giù. Quanto fa male, quanto fa male. Siamo in trappola, siamo in trappola. Ok, energia della tuta, perfetto. Stiamo calmi, perché ci sono anche altri mob e questi bracci che fanno comunque parecchio danno. Maledetti questi affarini piccoletti che sono anche impossibili da colpire. Allora, abbiamo ancora 3 razzi, quindi spariamoli. Sì, perfetto. No, questo l'abbiamo missato, si è spostato proprio all'ultimo. Sì, sì, no, no. No, in che senso è venuto giù? In che senso è venuto giù? Maledetto. Ok, 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 ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ma questi affari ancora qua sono, che ci danno fastidio. Allora, no, ci stanno distruggendo. Avanziamo, avanziamo. No, caricamento. No, vabbè, dai, ma... Cioè, è una follia. Abbiamo shottato il boss e abbiamo perso... No, vabbè, non mi fanno neanche parlare. Dicevo, abbiamo shottato il boss e poi abbiamo perso praticamente tutta la vita che c'era rimasta. Ok, fantastico, dobbiamo ripartire da qua, non si è nemmeno salvato. Cavoli, va bene, dai, questa parte comunque non era difficile. Ok, lo abbiamo buttato giù di nuovo e abbiamo più vita di prima, quindi cerchiamo di stare attenti. Qua si recuperano gli HP. Fantastico, fantastico, fantastico. Questa potrebbe essere la volta buona. Ok, e questo è il portale dove ci eravamo già infilati prima e dove siamo stati praticamente demoliti. Quindi io direi di concludere qua questo episodio. Vi ringrazio come al solito di aver visto il video sino alla fine. Vi invito a lasciare like, commentare e condividere. Soprattutto iscrivervi al canale per non perdervi questi ultimi episodi della serie di Half-Life, perché sta diventando sempre più folle, ma anche sempre più bella. In descrizione come al solito c'è il mio link Instagram, ManMaxTV. E volevo dirvi, andate a seguirmi anche su TikTok, perché ho addirittura 2 profili TikTok, anche se su uno sto solo ricaricando i vecchi video della serie di Minecraftita. E niente, io vi saluto, bella. The Hypnotoad. Iscrivetevi. Non vi siete ancora iscritti? Iscrivetevi.